Salve a tutti, come ormai sapete sono Annabella del Centro Studi Pianeta Cielo, codice 02-899-4342-11. Come questa è la sesta puntata del piccolo mini serial riguardo la telescrittura. Allora, come già vi ho accennato nelle altre puntate, la telescrittura è usata, largamente usata nell'Ottocento e nel Novecento. E si mettevano soprattutto in contatto con la loro anima per sapere quale strada magari prendere, oppure per avere un aiuto sugli studi, per vedere più o meno quello che avevano appreso, anche perché noi incameriamo un sacco di notizie, però spesso ci dimentichiamo, ma la nostra mente con computer l'ha incamerata, quindi basta andarla a cercare e ce la dà. Nella telescrittura noi la prima persona con cui ci mettiamo in contatto è proprio il nostro animo, il nostro io più interiore, che non, come dire, condizionato, ci fa accedere, ci permette di accedere a delle informazioni che magari da svegli non riusciamo ad arrivare. Anche voi lo potete fare, non c'è nessun segreto ancestrale, basta mettersi comodi su un tavolo, foglio e penna e rilassarsi. Vi aiuterebbe mettere magari un po' di incenso, un profumo particolare e una musica particolare, perché vi può aiutare a a rilassarvi più che altro. Chi ha fatto yoga si può avvalere della respirazione, del metodo della respirazione, anche chi ha fatto meditazione. Non è niente di brutto, di macabro, anzi, dopo vi sentite pure meglio perché avete liberato una parte di voi stessi che in quel momento doveva liberarsi, e quindi avete scritto. È un po' come scrivere un diario segreto. Seconda cosa, vi sentite più leggeri, con le idee anche un po' più chiare, perché la mente ha cominciato a svuotare alcune nebbie. E per oggi mi fermo qui. Come sapete, potete contattarci al Centro Studi Pianeta Cielo 899 43 42 11, io sono il codice 02, dove mi trovate anche al forum e in chat. Buona serata a tutti, grazie.